Un saluto a tutti i lettori di telefonino.net, siamo all'evento Unpacked 5 di Samsung, siamo a Barcellona a margine del Mobile World Congress. Insieme al nuovo Galaxy S5 è stato annunciato questa sera anche il, è stato più che altro mostrato, perché l'annuncio è arrivato un giorno prima della conferenza stampa di Samsung, il nuovo Gear 2. Si tratta di una versione aggiornata, migliorata della prima generazione del Galaxy Gear, perde il nome Galaxy, diventa solo Gear 2 e cambia anche il sistema operativo, che diventa Tizen. L'interfaccia comunque resta sempre quella classica che abbiamo visto nella prima generazione. Gear 2 si arricchisce anche di un tasto home, la fotocamera superiore qui è da 2 megapixel e abbiamo anche sulla parte inferiore un sensore, un cardiofrequenzimetro che permette di calcolare il battito cardiaco. La batteria dura circa 2-3 giorni, almeno a detta di Samsung. Sono anche integrate tutta una serie di funzionalità S-Health, tra cui un pedometro, un sensore per riconoscere l'attività del sonno, le attività fisiche, abbiamo l'accelerometro, il giroscopio, il Bluetooth 4.0 Low Energy. Il Gear 2 arriverà sul mercato verso aprile ad un prezzo di circa 299 euro.